Buon pomeriggio e benvenuti a Ospedale Risponde. Siamo con qualche minuto di ritardo rispetto all'appuntamento che ci diamo sempre intorno alle 3 sul nostro canale Facebook, ma anche su Twitter e su YouTube. In diretta oggi vorrei parlare di infarto, purtroppo è un problema che interessa tantissime persone e che crea veramente tante vittime durante l'anno. Ma per quale motivo? Ce lo spiegherà il direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia, il dottor Tommaso Cipolla, che riaccogliamo con gran piacere a Ospedale Risponde. Benvenuto, dottore Cipolla. Bentornato, è stato con noi tempo fa e mi fa veramente piacere di averla qui. Come dico sempre, è un medico con il cuore in mano, il nostro dottore Cipolla, e ci spiegherà perché ancora oggi, purtroppo, dottore Cipolla si muore di infarto. Quali sono i motivi, le cause, i sintomi, come prevenirlo? Ovviamente alle domande che faccio io, alle domande che faccio io dovete anche aggiungere le vostre, perché come sempre Ospedale Risponde si può intervenire in diretta dai commenti del video in diretta, come già sta facendo qualcuno che ci saluta, Franco Pina Peluso, dice buonasera, e anche Rosalba Alala, buonasera. Allora, dottore Cipolla, l'infarto si muore ancora oggi, per quale motivo? Intanto buonasera a tutti, buonasera Vincenzo, mi scuso anch'io per il ritardo, c'è stato qualche piccolo problema tecnico, tra l'altro io e Vincenzo siamo costretti a stare in stanze separate per le norme di distanziamento, insomma tutta la vita è un po' più complicata. Esatto. E anche da questo punto di vista ci sarà poi, magari speriamo di avere anche il tempo di fare un commento sulle implicazioni che la pandemia ha avuto sulla malattia coronarica, la malattia ischemica cardiaca, e quindi sull'infarto, sulla prognosi dell'infarto. Perché si muore di infarto? Allora, intanto, magari ripeteremo anche molti concetti che abbiamo detto nelle scorse puntate, però repetita iuvant, come si dice, è sicuramente utile comprendere bene alcuni meccanismi, perché non c'è dubbio che se importantissime sono le terapie, e soprattutto quelle moderne che la medicina moderna ci mette a disposizione, ancora più importanti sono le misure di prevenzione primaria e naturalmente anche secondaria. Secondaria significa dopo che già si è verificato un evento ischemico, o comunque legato a una patologia aterosclerotica. Primaria significa prima che si sia verificato alcunché. Quindi Ecco, allora, parleremo dell'immediato. dottore Cipolla, ci sono dei sintomi precursori dell'infarto che ci possono mettere in allarme? Allora, il concetto è che ci sono i sintomi precursori, sarebbe importantissimo riconoscerli quando ci sono, e spesso ci sono, ma ci sono soprattutto delle condizioni premonitrici, cioè delle condizioni biologiche che condizionano un rischio mo maggiore o molto maggiore di sviluppare la malattia coronarica. E questi sono i cosiddetti famosi, oramai noti a tutti, fattori di rischio coronarico, fattori di rischio aterosclerotico, fattori di rischio cardiovascolare, che insomma sostanzialmente esprimono lo stesso concetto, cioè quelle condizioni o biologiche o legate a cattive abitudini igienico-alimentari. E mi riferisco al fumo, a una dieta sbagliata, troppo ricca di grassi, soprattutto di origine animale, all'obesità, oppure condizioni biologiche come il diabete o l'ipertensione, o l'ipercolesterolemia, che determinano una maggiore probabilità di andare incontro a questa malattia, che è l'aterosclerosi, cioè la malattia che determina l'ostruzione delle coronarie. L'ostruzione delle coronarie significa perché la parete che costituisce il vaso arterioso si impregna di sostanze grasse, quindi di colesterolo prevalentemente, che innesca un meccanismo infiammatorio che a sua volta peggiora ulteriormente questo rigonfiamento. Il rigonfiamento a un certo punto non solo ostruisce il vaso, ma può anche determinare la lesione interna del vaso, quindi la rottura interna della superficie interna del vaso, cosa che determina un fenomeno coagulativo improvviso che può portare alla occlusione completa dell'arteria, e questa è la causa dell'infarto. Ora, E se noi questo conosciamo, è un infarto, diciamo, fulmineo che non ti lascia grandi. l'infarto purtroppo è quasi sempre fulmineo, nel senso che l'infarto
si verifica in una condizione che cammina, che evolve da anni, ma poi il momento diciamo finale è un momento, è una cosa proprio istantanea che si verifica nel giro di pochi secondi, quindi di pochi minuti, quindi il dolore che è spesso molto forte, molto atroce, accompagnato da tutta una serie di altri sintomi di accompagnamento. Quindi il problema è, quando si verifica, certamente intervenire il più presto possibile. Questa è una delle cose di cui ora parleremo, perché attiene molto alla funzione degli ospedali e di questo in particolare. Ma poi c'è tutta la fase che viene prima. Noi dobbiamo cercare in tutti i modi, e non solo l'ospedale, anche la medicina di base, anche le persone con la propria cultura, dobbiamo cercare di eliminare o quantomeno di minimizzare quelle condizioni che possono portare alla progressione di questa malattia. Quindi tutti dobbiamo essere consapevoli del fatto che non dobbiamo fare un'alimentazione sbagliata, dobbiamo, se c'è un diabete, dobbiamo cercare di curarlo al meglio, perché il diabete è proprio una spinta verso la malattia coronarica fortissima. Se c'è la pressione, bisogna curarla in maniera rigorosa, e il colesterolo bisogna tenerlo, io dico sempre ai miei pazienti, non basso ma molto basso. Ossia, se non c'è nessuna diciamo condizione di rischio, il colesterolo ha un valore normale, non c'è nessun problema. Se ci sono delle altre condizioni associate, come per esempio il fumo o il diabete, non è sufficiente mantenere il colesterolo ai livelli che madre natura ci ha predisposto. Bisogna tenerli a un livello del 50% inferiore a quelli. Cioè bisogna tenerlo a un livello bassissimo, perché questo incide favorevolmente e profondamente sulla prognosi. Cioè... ma si parla, dottore, che ci parla di un colesterolo buono e uno brutto, cioè c'è un colesterolo che sì. C'è un valore. Allora, il colesterolo normalmente ha un valore che oscilla intorno a 200 mg per decilitro. Ci sono varie componenti. Le due componenti principali sono il colesterolo ad alta densità, che si chiama HDL, e una seconda componente che si chiama colesterolo a bassa densità, cioè l'LDL. Il valore di HDL, cioè quella ad alta densità, è predittivo di prognosi favorevole. Cioè, tanto più alto, a parità di colesterolo totale, tanto più alto il colesterolo ad alta densità, tanto migliore è la prognosi, cioè la possibilità di non avere eventi. Viceversa, il colesterolo cattivo, tanto più elevato è, tanto peggio è per noi. Quindi è questo colesterolo cattivo, cioè l'LDL, il colesterolo a bassa densità, che bisogna tenere a livelli molto bassi. Le linee guida negli ultimi anni hanno indicato degli obiettivi sempre più stringenti, che sono completamente diversi a quello che si riteneva 15-20 anni fa. Tuttora ci sono alcuni fogli che vengono stampati in alcuni laboratori che riportano ancora i valori di normalità ritenuti normali molti anni fa. Non vanno più bene, i valori vanno personalizzati, cioè gli obiettivi sono diversi da persona a persona, quindi l'obiettivo da raggiungere va personalizzato, va individualizzato il profilo di rischio del singolo paziente, e su quel paziente costruire, proprio definire la terapia, le strategie terapeutiche per raggiungere un obiettivo che appunto cambia da persona a persona. Per farla ti faccio qualche altra domanda, tanto siamo sempre di seguire questa diretta, condividete anche la vostra pagina. Oggi si parla di integratori anche per abbassare il livello del colesterolo, funzionano veramente oppure... Sì, funzionano, però nella stragrande maggioranza dei casi non c'è assolutamente... diciamo, non è opportuno affidarsi ad integratori che hanno un'efficacia, ma di gran lunga minore rispetto ai farmaci che noi possiamo prendere in farmacia gratuitamente col Servizio Sanitario Nazionale. Quindi, allora, una persona giovane che non ha fattori di rischio significativi può anche affidarsi agli integratori, perché non ha molto bisogno di una terapia forte, intensa, ma chi ha dei fattori di rischio importanti deve
raggiungere un obiettivo, cioè deve ridurre il livello del suo colesterolo cattivo, del suo LDL, del 50% rispetto al valore iniziale, l'integratore non va bene, non è sufficiente. Bisogna quindi utilizzare le statine, ma come sempre, caso per caso. Sì, sì. Esatto. Ancora qualche altro commento arriva da Facebook, ci scrive Filippo Lipomo, il dottor Cipollo, complimenti a lei e tutta la sua equip, in particolare al dottor Becchina. Il dottore ricordiamo... Becchina è il responsabile del laboratorio di emodinamica, e quindi il dottore Becchina è il capitano, diciamo, di quella squadra di cardiologi interventisti di cui anch'io, negli anni passati molto di più faccio parte, adesso un po' meno, che intervengono quando la malattia è già purtroppo molto avanzata, quindi un lavoro fondamentale, e anche lì c'entra la cultura, tutti quanti dobbiamo imparare, diciamo, a utilizzare i servizi, le opportunità che il Servizio Nazionale Sanitario Nazionale ci mette per fortuna a disposizione in questo paese, che ha la fortuna di avere il Servizio Sanitario Nazionale che ha, perché con tutti i limiti, i difetti e le criticità. Tengo, diciamo, sulle spine con le domande, poi sì. Quello che sto dicendo lo condivido, però ti volevo proprio da te sinteticamente conoscere, sapere quando un cittadino, ecco, si trova con quale sintomo deve scappare in ospedale perché potrebbe essere colpito da infarto. Se li possiamo sintetizzare, abbiamo su grandi linee spiegato sì. Quali possono essere diciamo i soggetti maggiormente colpiti da infarto perché hanno altre patologie come il diabete, la pressione arteriosa elevata non gestita, ma ci sono anche i sintomi che sono precursori della nostra corsa in qualche modo in pronto soccorso. Allora, il sintomo classico è il dolore. Il dolore si può presentare in varie maniere, in varie sfumature. Di solito si tratta di un dolore oppressivo o gravativo o urente che interessa o la parte centrale del petto, quindi lo sterno, o la parte sinistra, soprattutto in basso, una zona che noi cardiologi chiamiamo precordio, cioè che corrisponde, diciamo, alla posizione del cuore. Spesso c'è una irradiazione di questo dolore in alto verso la gola, spesso alla spalla e a tutto il braccio, certe volte sinistro per lo più, e spesso anche posteriormente alla colonna. Poi ci sono tante varianti. Una cosa che nella nostra esperienza accomuna quasi tutti i dolori più o meno intensi è la contemporanea, la concomitante presenza di una sensazione di malessere vago, diffuso, certe volte difficile da descrivere, che è sostanzialmente un misto di grande debolezza, certe volte che arriva a dare quasi la sensazione di poter morire da un momento all'altro. Ecco, questa sensazione di grave sofferenza, di grande astenia, che certe volte si associa alla sudorazione fredda, al capogiro, ecco, questi sono tutti sintomi molto... In quel caso, dico, l'ospedale o c'è qualcosa che si può fare già a casa? No. Allora, la prima cosa da fare è chiamare il 118. Questo è il messaggio, diciamo, fondamentale. Chiamare il 118. Perché il 118? Perché il 118 è l'ospedale che arriva a casa. Quando arriva il 118 a casa, e di solito arriva molto prima di quanto ci vorrebbe perché il paziente con i suoi mezzi arrivi all'ospedale, ma quando arriva a casa è già una emanazione dell'ospedale, quindi ci sono già i farmaci fondamentali e c'è soprattutto la possibilità di teletrasmettere l'elettrocardiogramma, cosa fondamentale perché la teletrasmissione fa sì che la diagnosi con un'accuratezza del 99% venga fatta immediatamente, perché noi riceviamo, proprio noi qui a Cefalù, in unità coronarica, riceviamo il tracciato fatto a casa, facciamo la diagnosi verosimilmente, perché chiaramente, ma se dobbiamo sbagliare, cerchiamo di sbagliare in eccesso, perché poi se la diagnosi dovesse essere smentita, va bene, abbiamo fatto fare un viaggio inutilmente, ma per lo più la diagnosi non viene smentita, quindi il paziente viene trasportato direttamente nell'ospedale che gli serve, che non è il pronto soccorso più vicino, è
l'ospedale è munito di emodinamica, perché senza questa diagnosi il paziente andrebbe nell'ospedale con pronto soccorso. E quindi... Ecco, qui vediamo, dottore Cipolla, vediamo l'emodinamica della Fondazione Giglio, che è stata recentemente... Sì, quello era proprio il dottore Becchino, eccolo là. Esatto, che è stata recentemente rinnovata con un nuovo ecografo digitale di ultima generazione. Angiografo digitale. Ti riesce a fare veramente... E qui viene trattato poi l'infarto. Vedremo come viene trattato. Mentre aspettiamo, dottore Cipolla, il nostro 118 che arriva a casa... Una terapia da fare, per esempio assumere aspirina, assumere nitroglicerina? No. Io, ecco, la nitroglicerina è quasi sempre non dannosa e potrebbe essere utile. Quindi una perla di nitroglicerina trinitrina schiacciata tra i denti o di Carvasin sciolta sotto la lingua o di Nati Spray spruzzato sotto la lingua senza eccedere troppo, questo sì, secondo me è utile farlo. Altro onestamente non farei, perché si rischia di creare confusione. D'altra parte l'arrivo del pronto, certo, naturalmente eviterei di fare cose pericolose, tipo fare sforzi, oppure arrabbiarmi, oppure prendere decisioni sbagliate, come organizzare un trasporto con i propri mezzi, che significa vestirsi, significa preparare la valigia, significa fare cose che determinano stress, ansia, eccetera, eccetera. Quindi la prima cosa è stare seduti, cercare di stare nei limiti del possibile tranquilli, misurare la pressione e prendere il Carvasin. Se la pressione fosse altissima, eventualmente si può anche, con prudenza però, non senza eccedere, insomma, una seconda perla dopo 10-15 minuti si può anche pigliare, ma dopo 10-15 minuti di solito il 118 arriva. A quel punto ci pensano i sanitari sanno quello che devono fare. Ci scrive un lungo messaggio, dottore Cipolla, Giuseppe Colando dice: buon pomeriggio, complimenti dottor Cipolla, sono un collega cardiologo che lavora presso l'unità pratica cardiologia di Sarno, nonché istruttore BLSD, sono presidente onorario di Calabria Cardioprotetto, un'associazione di medici e laici che hanno come obiettivo la promozione della cultura del primo soccorso e la cardioprotezione, cioè l'installazione di punti DAE sul territorio, che oggi vediamo già in molte città ci sono. Collega, grazie, un bellissimo messaggio, ti ringrazio. Proprio qua nei pressi di Cefalù, adesso non ricordo in quale paese delle Madonie, c'è stato proprio un arresto cardiaco resuscitato, una fibrillazione ventricolare resuscitata dal sindaco. Il sindaco di uno di questi paesi ha avuto la prontezza di spirito, però perché c'erano impiantati nel territorio dei defibrillatori semiautomatici. Esatto, quello di cui parla. È stato possibile grazie al... Ma c'è anche una procedura, ecco, per utilizzare questi BLSD, si fanno dei costi, non sono complicati, diciamo, possono fare un po' tutti con facilità. Credo che sia un paese, o Santo Stefano, un paese del Messinese, è successo questo, adesso non lo ricordo. È stato un paese, sì, forse nebroideo. Grazie a Margherita Ciappolo Cesare, complimenti per il bel servizio, grazie per la chiarezza, grazie a Margherita. Allora, diciamo, ci sono prima di parlare dei farmaci, abbiamo avuto questo infarto, arriviamo in ospedale col 118, viene trasmesso il nostro elettrocardiogramma dall'ambulanza all'unità coronarica della Fondazione Giglio, e quindi come si interviene su un soggetto con infarto, quali sono le procedure, le tecniche che vengono utilizzate? Allora, c'è una procedura standardizzata che fa parte del protocollo di trattamento dell'infarto della rete dell'infarto siciliana, rete dell'infarto che è oramai attiva da una decina d'anni, che è partita con un po' qualche difficoltà organizzativa, ma che adesso insomma è abbastanza ben rodata. Quindi il paziente arriva in ospedale, transita, sale direttamente in emodinamica senza neanche fermarsi in pronto soccorso, quindi c'è un percorso super facilitato. Adesso in era Covid l'unico piccolo intervallo, piccolissimo, sono i 60 secondi, 90 secondi necessari durante il transito attraverso il corridoio del pronto soccorso per fare un tampone molecolare, ma non si aspetta l'esito del tampone. Il paziente intanto sale per fare il trattamento dell'infarto, cioè l'angioplastica primaria. Dopodiché, in attesa che arrivi il risultato del tampone, cosa che potrebbe richiedere 2, 3, certe volte anche
più tempo, il paziente viene trattato in un'area grigia, nei limiti del possibile, perché certe volte c'è una tale sovraffollamento che insomma sono dei problemi che comunque sappiamo gestire, ma la priorità è trattare l'infarto, ovviamente è trattare l'infarto, e quindi questo è un percorso facilitato che mira a evitare tutte le perdite di tempo, ovviamente tutti i tempi morti. A quel punto si fa la coronarografia, si conferma la diagnosi, si identifica il vaso colpevole, in gergo si chiama così, il vaso colpevole dell'infarto, quindi il vaso che ha provocato l'infarto, che è un vaso o completamente chiuso o che grazie ai farmaci che nel frattempo sono stati somministrati, che sono appunto l'eparina e l'aspirina, eventualmente il nitrato, magari ha cominciato già a dare un po' di flusso. E in quel punto ci sono delle tecniche che consistono sostanzialmente nell'allargare il vaso dall'interno con un palloncino e poi nello stabilizzarlo con il rilascio di una reticella che si chiama stent, che si apre all'interno del vaso e schiaccia in maniera completa e sostanzialmente stabile questa placca, che appunto è una placca che ha ostruito il vaso e che nella maggior parte dei casi è una placca instabile, cioè una placca che si è fissurata, si è lacerata e quindi ha provocato una piccola coagulazione, quindi è una placca ricca di materiale trombotico. Quindi l'angioplastia consente di ripristinare un buon calibro del vaso e quindi ripristinare il flusso che è. Se tutto questo avviene in tempi rapidi, cioè entro la prima, al massimo entro le prime 2 ore, i danni a valle di questa ostruzione vengono minimizzati. Questa è la cosiddetta golden hour, cioè l'ora d'oro. Se si interviene precocemente si salva quasi tutto, comunque gran parte del territorio muscolare che sta in sofferenza. Trascorse 2 ore c'è una morte cellulare progressiva che è proporzionale al tempo che passa. Più il tempo è muscolo, diciamo noi cardiologi, ogni secondo che passa è un certo numero di cellule che si perdono per sempre, definitivamente. Quando le ore che passano diventano 3, 4, 5, 6, capite bene che i danni sono gravi e irreversibili. Quindi l'angioplastica primaria, assieme a tante altre terapie che chiaramente hanno fatto la storia della medicina moderna, ha cambiato la storia della cardiologia, perché chiaramente noi non solo salviamo molte più persone che morirebbero se non fossero trattate tempestivamente. Ma quanti trattamenti fa Fondazione Giglio, dottore Cipolla? Noi facciamo circa 100-120 noi facciamo circa 100-120 infarti stemi. Gli infarti stemi sono quelli diciamo con l'occlusione totale completa del vaso. Poi ci sono circa 200 N stemi, cioè infarti senza l'occlusione completa del vaso, che sono anche quelli infarti, però quelli sono infarti che possono essere trattati, anzi devono essere trattati con tempistiche diverse. In base a una serie di parametri clinici si va dalla necessità di intervenire entro 6 ore ai casi in cui si può intervenire entro 24 ore e in certi casi anche dopo 2-3 giorni. Quindi quelli sono infarti non meno gravi, perché sono gravi anche quelli, ma in cui c'è tutto il tempo di organizzare il trattamento. Diciamo e facciamo i complimenti all'equipe che lavora anche con il dottore Cipolla e il dottore Becchina, perché c'è un'equipe sempre pronta H24 per intervenire sul paziente con infarto. Sì, Vincenzo, se posso approfittare, vabbè, adesso che la pandemia sta finalmente mordendo di meno, nel senso che i contagi sì, un po' diminuiscono, ma soprattutto è diminuita molto la letalità, perché grazie ai vaccini i danni sanitari, a parità di numero di persone contagiate, che è ancora altissimo, ma i danni sono per fortuna molto molto minori rispetto a uno e ancora di più rispetto a 2 anni fa. Però diciamo lo stesso mi sembra utile ricordare che la circolazione del virus non deve scoraggiare le persone che dovessero trovarsi con questi sintomi e questo, a prendere la saggia decisione di andare in ospedale.
Questo è uno, questo è un classico intervento, no, di emodinamica. Ecco, questo è un caso particolarmente grave, perché come vedete l'ostruzione, allora qui non c'è un'occlusione completa, però vedete alla fine di questo tratto iniziale si vede un restringimento come se fosse la fine di una caramella, per intenderci. Non so se io la posso... La vuoi ingrandire? No, volevo vedere, voi vedete la freccetta che io muovo? No, io sì, la posso muovere io, questa freccia di qua. Allora, in questo punto... Dove sono io? Lo puoi fare vedere tu, quello, ecco, questo qua, Vincenzo. Aspetta. Questo? Questo qua. Sì. Allora, in questo punto molto ristretto, c'è una, chiaramente una difficoltà del sangue a... ad andare avanti, e quello è il punto più delicato, perché quello è il tronco comune della coronaria sinistra. Vedete che poi l'arteria si triforca in tre vasi e poi ognuno di quelli in altri vasi secondari. E dico, il rischio è entrando che si possa rompere del tutto, come succede? Allora, se quel vaso si chiude, la morte avviene istantaneamente, perché quello è il tronco comune. Voi immaginatevi un albero: se di un albero segate il tronco, l'albero non può sopravvivere. Se segate un ramo, avrà un danno grave, però l'albero in genere non muore. Quindi è un lavoro di precisione importante. Certo, questo è un lavoro di grande delicatezza e di precisione. Questa è una delle angioplastiche più difficili, più pericolose, tant'è che fino a pochi anni fa questi trattamenti si facevano assolutamente solo con la chirurgia. Adesso le tecniche sono migliorate, quindi si possono fare anche... Ci sono casi e casi, ma insomma, molti di questi casi li possiamo fare anche noi in sala di emodinamica. Io saluto anche Katia, che ci manda, Katia fa parte dell'equipe di emodinamica, che ci manda qualche immagine degli interventi che voi avete effettuato, e quindi quella abbiamo potuto far vedere, che è un caso molto complesso che avete affrontato qui alla Fondazione Giglio. Allora, siccome so che il dottore Cipolla deve scappare, io gli avevo promesso che alle 15:30 l'avrei liberato, che deve tornare ma io sarei qua lunghissimo purtroppo io devo purtroppo che deve tornare in reparto, però mi sembra corretto dare spazio a chi ci ha scritto su Facebook. Ci chiede Cinzia Cortina: che differenza c'è tra un infarto e un'embolia? Allora, infarto significa morte cellulare, infarto del miocardio significa morte cellulare di cellule miocardiche, e la morte cellulare avviene morte cellulare per mancanza, diciamo, di vascolarizzazione, quindi di ossigenazione, quindi avviene sostanzialmente per colpa della malattia coronaria, quindi l'ostruzione del vaso legata alla crescita di questa placca. L'embolia invece è un fenomeno diverso. L'embolo è una parte di un trombo, cioè di un coagulo che si è formato in un vaso, che si stacca e si mobilizza. Allora, ci sono delle embolie in cui questo pezzo di coagulo si stacca dalle vene delle gambe e progredisce fino ad arrivare nel polmone. In questo caso provoca un'ostruzione grave di un ramo polmonare. In quel caso si parla di infarto polmonare, embolia polmonare, spesso con infarto polmonare. Oppure ci sono emboli che si staccano dall'atrio e progrediscono nel torrente arterioso sistemico e possono finire nel cervello provocando un infarto cerebrale, o anche nel cuore provocando un infarto miocardico. Sono due fenomeni diversi, insomma. Quando l'embolo si sposta e poi occlude un vaso più piccolo, quel vaso non ha più flusso e si può provocare un infarto per colpa di un embolo piuttosto che di un trombo che si è formato in quella sede. È stato abbastanza chiaro, è una cosa un po' complessa. L'ho capito anch'io, non faccio il suo mestiere. Allora, ci dice c'è un'altra domanda interessante che non ha a che fare con la malattia ischemica. Andiamo, li scorriamo tutti fino alla fine velocemente. Rosa Ballara dice che l'Ascari è provvista di defibrillatore personale istruito all'uso, va bene, ci fa piacere. Carolina Dioguardi dice: un'otolazione vissima, dottor Cipolla, grazie per questo servizio che fate per noi, ottima iniziativa. Franco Pina Peluso: ne abbiamo parlato, dottore, quanti mesi devono passare per ripetere l'analisi del colesterolo LDL 146 è alto, 232 totale di HDL 56
sia a rischio, sto prendendo un integratore Colestat. Grazie, ne abbiamo parlato prima, dottore Cipolla. Intanto, sì, è un po' alto in genere, però a seconda della sua condizione biologica potrebbe anche essere molto alto, non la voglio fare spaventare, però diciamo altino è sicuramente altino, ma in base a come stanno le altre cose potrebbe essere decisamente molto alto, quindi bisogna vedere se c'è anche qualche altro fattore di rischio associato. Ogni quanti mesi conviene ripetere le analisi? Ma intanto bisogna ripeterle fino a quando non si raggiunge l'obiettivo, quindi si deve fare il piano, il progetto terapeutico. Io ho questi fattori di rischio, ho questa età, sono maschio, sono femmina. Ok, il progetto terapeutico e poi il medico dirà per il singolo caso. Si stabilisce l'obiettivo, si deve verificare che si raggiunge l'obiettivo, poi basta un esame ogni 6 mesi, ogni anno, perché so qual è la terapia per avere quell'obiettivo, hai capito? Ok, domanda di Lorena Abate che ci prova bella grande. Mi scusi dottore, ma considerando che alcune morti improvvise sono riconducibili in assenza di fattori di rischio cardiometabolico noti a sintomi mai diagnosticate come la brugada, consiglierebbe controlli a tappeto soprattutto ai giovani, o li considera anche lei eccesso di medicalizzazione, e ai consanguinei di soggetti con patologie cardiovascolari uno screening a cadenza annuale o anche qui solo in caso di comparsa dei sintomi? La domanda è bellissima. Allora, io un elettrocardiogramma lo farei a tutti e lo farei già in età scolare. Noi abbiamo negli anni scorsi, con l'aiuto del Rotary, un'iniziativa veramente molto, interessante del Rotary, abbiamo partecipato a uno screening alla scuola media, una scuola media del comprensorio di Cefalù, e abbiamo screenato, insomma, un gran numero di ragazzini, abbiamo trovato tanti problemi piccoli e grandi. Quindi io un elettrocardiogramma lo farei sempre a tutti i ragazzi, già forse addirittura dalla scuola elementare. Per non parlare del fatto che di prevenzione primaria bisognerebbe parlare ai ragazzi, anche questo l'abbiamo fatto con l'AMCO negli anni passati, bisognerebbe parlare già, non dico alla scuola elementare, ma forse anche alla scuola elementare, ma soprattutto alla scuola media. Cioè tutti i ragazzi dovrebbero da subito imparare una serie di cose che riguardano la corretta alimentazione, i danni tremendi che il fumo provoca, soprattutto quando... Cos'è questa brugada di cui parla Lorena Abate? Allora, brugada è una cosa genetica, è una canalopatia genetica, quindi una malattia geneticamente determinata, che non ha nulla a che vedere con l'infarto, con l'aterosclerosi, è proprio tutto un altro capitolo, è una malattia anche, diciamo, piuttosto rara, e che ha anche una certa difficoltà di diagnosi. Perché? Perché la malattia di Brugada è una malattia che consiste, diciamo, nel fatto che ci possono essere aritmie molto pericolose per la vita, e che interessano persone che possono essere identificate per la presenza di un'alterazione elettrocardiografica. Dove sta il problema? Il problema sta che quella alterazione elettrocardiografica solo raramente poi si traduce in una aritmia grave. Quindi io ogni 1000 persone che hanno quella anomalia, magari ce n'è una o due che andranno incontro ad aritmie gravi. Questo è il problema. Comunque l'elettrocardiogramma a tappeto ha proprio questo scopo di identificare queste 1000 persone, poi su queste 1000 persone si ragiona. Adesso è troppo lungo spiegare, esatto, come, però intanto è importante riconoscere, e quelle persone che ce l'hanno è giusto fare lo screening familiare, come diceva giustamente Lorena Abate. Dice: grazie dottore, consola che ci siano cardiologi che non considerano degli screening solo gli anziani. Gli screening, anzi, vanno fatti soprattutto nei giovani, assolutamente, certo. Scopriamo le problematiche prima che sia, diciamo, troppo tardi. Buon pomeriggio, dice Agnese Gardi. Mariella Cappadone, buon pomeriggio, complimenti per il servizio, grazie. Cinzia Cortina ancora dice grazie, la domanda a cui abbiamo risposto precedentemente. Al momento non ci sono altre risposte che arrivano dal web. Allora, in 30 secondi abbiamo spiegato l'infarto, come avviene, le prevenzioni, le cause, i sintomi, abbiamo fatto una procedura che ci ha consentito di superare l'evento che potrebbe essere catastrofico. Dopo aver avuto l'infarto posso riprendere, dottore Cipolla, una vita normale? Sì, tendenzialmente assolutamente sì. Dico tendenzialmente perché poi bisogna
è giusto dire che le persone devono avere consapevolezza che le cure devono essere fatte per bene e che non tutti gli infarti sono uguali tra di loro. Quindi questo è il compito del medico, come dire, descrivere, spiegare bene al paziente e ai medici che seguiranno successivamente il paziente dopo l'uscita dall'ospedale, perché questo problema della continuità ospedale-territorio è un problema grossissimo su cui l'assessorato si è impegnato molto negli ultimi anni e a cui tutti dobbiamo partecipare, tutti intendo tutti gli operatori, i medici di famiglia, i pazienti, per migliorare questa continuità assistenziale, perché tante volte facciamo cose splendide in ospedale e poi trascorsi i primi sei mesi, dopo sei mesi il paziente torna, abbandona le terapie, non fa più i controlli, e questo è un problema enorme di sanità pubblica che deve essere migliorato e purtroppo non tutto può fare l'ospedale. Qui è il territorio che deve secondo me mettere in campo più energie, questo è uno dei problemi che si spera di poter migliorare con il PNRR. Speriamo. C'è ancora un commento che arriva di Vincenzo Puccia. Grazie per queste belle delucidazioni. Chiedo se per i consueti controlli sarebbe opportuno chi ha già avuto problemi di embolia polmonare e dimesso all'ospedale per avere già un calendario organizzato per i controlli dell'ospedale stesso. Questa è la domanda che insomma noi cerchiamo di farlo. In effetti la facciamo nei pazienti più diciamo più gravi, che hanno patologie più importanti, lo facciamo. Purtroppo non sempre riusciamo a farlo con tutti i pazienti gravi, però sì, onestamente quelli più gravi noi cerchiamo in tutti i modi di proteggerli e di seguirli. Perfetti non siamo. Esatto, un'immagine più leggera dell'equipe di emodinamica che probabilmente qualche paziente ha voluto omaggiare al suo staff. Vediamo tutti i tecnici e i medici che lavorano con il gruppo del dottore Becchina e del dottore Cipolla. Io direi con questa immagine, che ci ha messo un po' più di serenità dopo aver parlato di un problema purtroppo serio che interessa tantissimi cittadini, poter chiudere qui la diretta di Ospedale Risponde. Dottore Cipolla, se vuole aggiungere qualche altro piccolo pensiero, se no ci può... Ringrazio tutti, spero di essere stato almeno in parte comprensibile, perché l'argomento è complesso, c'è poco tempo, insomma spero di avere trasmesso dei messaggi positivi soprattutto, perché il messaggio è che bisogna intervenire presto nell'infarto, presto nella prevenzione, cioè iniziare la prevenzione non a 60 anni, ma se possibile a 15 anni, a 18 anni, evitando di fumare, alimentandosi bene e tutto il resto, facendo attività fisica. E poi quando c'è comunque l'evento, c'è un'altra cosa, Vincenzo, di cui forse è giusto parlare, che abbiamo un'altra arma diagnostica adesso molto potente, che su cui si scopriranno nuove cose nei prossimi anni, che è l'attacco coronarica, perché l'attacco coronarica, soprattutto quella che riusciamo a fare con la macchina che abbiamo acquisito da meno di un anno, che è un'apparecchiatura ad altissima definizione, con l'attacco coronarica, in tutti i casi in cui c'è il sospetto, ma non un fortissimo sospetto, perché se c'è il fortissimo sospetto, il paziente col fortissimo sospetto di malattia coronarica, è bene che vada probabilmente direttamente a coronarografia. Ma in tutti i casi in cui il sospetto non è troppo forte, l'attacco coronarica ci dà un'idea molto precisa di qual è la situazione, e questo ci aiuta non tanto per riconoscere le persone che devono andare a fare l'angioplastica, perché probabilmente saranno una minoranza, ma ci serve per capire qual è il rischio coronarico, perché meglio ancora di quanto io posso ottenere dall'insieme di esami di sangue, misurazione della pressione e radiografie, io con una TAC coronarica ho un quadro precisissimo del livello di rischio coronarico di quel paziente. Quindi posso... Ecco, qui la stiamo facendo vedere, abbiamo recuperato mentre parlavamo in diretta il video. Questa è... E sapere questo è molto importante, perché se io so questo, so che non sono in pericolo di infarto
comunque non in tempi brevi, ma so che devo attuare con molto rigore la prevenzione primaria perché vedo la placca. Non so se riesco a fare comprendere questo concetto, cioè avere la certezza che c'è la placca, cosa che io posso sapere grazie all'attacco coronarica, mi dà uno stimolo, credo, molto più forte a far bene le cose, cioè a fare la terapia con le statine, con gli ACE inibitori, insomma, con le terapie mediche, la dieta, perché so che c'è già il problema, anche se non mi dà sintomi, anche se ho un'ottima probabilità di non avere eventi nel breve periodo, ma ho la certezza, perché è fotografata in maniera incontrovertibile, ho la certezza che c'è un problema già esistente che io li devo incidere con la prevenzione primaria. Quindi questo è un passaggio, secondo me, veramente molto, molto utile, molto importante. Importante. Va bene, dottore Cipolla, allora io la ringrazio ancora, questa è stata un'altra chicca di questo appuntamento di oggi, questa cardiotacca che ci dice, fai uno screening. Grazie, grazie a tutti, grazie a te, grazie alla Fondazione, grazie a chi ha partecipato, veramente. Alla prossima puntata allora di Ospedale Risponde, ancora buona serata.